Ben ritrovati, amici tifosi biancoscudati. Ben ritrovati, ragazzi. La beffa delle beffe. La beffa delle beffe. Ditemi da dove dobbiamo iniziare, perché un video va registrato, un commento, un'analisi, una post partita va dato a tutti i sostenitori, a tutti i tifosi biancoscudati. C'è poco da aggiungere. Questo è stato l'esito di questa doppia finale tra Catania e Padova, dopo il 2-1 all'andata con i gol di Palombi e Krizetig ad illuminare una serata poi rovinata dagli scontri all'intervallo. Il gol dell'ex di turno, tanto contestato lo scorso anno, Salvatore Sasà Monaco, alla fine ha fatto da spartiacque per la gara di ritorno. Questo poco ma sicuro. Padova subito in vantaggio al terzo con il guizzo di Mattia Bortolussi, che ritrova un gol ormai perduto, non segnava dallo scorso 13 febbraio, ritrova un gol dopo la bellezza di 11 partite. Questo sicuramente sono una delle tante note stonate di una formazione che questa sera ha fatto intravedere per l'ennesima volta quali sono i punti negativi, quali sono tutti gli errori sono emersi all'interno di una serata. E ancora una volta una trasferta in terra siciliana, da Palermo a Catania, da una finale all'altra, alla fine dei conti, il risultato non cambia. Non cambia per l'atteggiamento, non cambia per la paura. Non cambia neanche per quella determinazione che è mancata nei momenti salienti, perché siamo arrivati a pochi istanti dal poter rialzare a 2 anni di distanza questo trofeo. Siamo arrivati a 20 secondi dal giocarci tutte le carte ai calci di rigore prima della beffa delle beffe, perché ci pensa l'ex Monterosi Tuscia, Rocco Costantino, a siglare sul traversone di Quaini la sponda di Marsura, il colpo di testa a battere Zanellati e a consegnare il primo trofeo della sua storia al Catania di Michele Zeuri. Davvero non ci sono le parole per commentare una sconfitta che fa male, la terza sconfitta consecutiva in trasferta, perché comunque all'interno dei 90 minuti la Padova ha perso anche questa sera. È un periodo nero, è un periodo che ci sta lentamente assegnando un verdetto che in pochi potevano sostenere fino a qualche settimana fa, ma che probabilmente si doveva mettere almeno in questione. È un Padova che fino allo scorso 3 marzo ha lottato quasi ad armi pari contro una squadra che gioca meglio, contro una squadra più
più forte contro una squadra che ha ammazzato letteralmente il campionato. Poi la rincorsa in questo altro scenario alla Coppa Italia di Serie C, sfumata questa sera più volte perché Bortolussi dopo 3 minuti ti porti in vantaggio, ci sono 2 gol da dover difendere nel resto della partita, non cambia praticamente quasi nulla dopo il guizzo ad anticipare tutta la difesa etnea, a battere l'estremo difensore e a portare in vantaggio subito i biancoscudati. La reazione etnea non si fa attendere. E c'è il primo episodio chiave, dubbio, nasceranno delle polemiche perché c'è il calcio di punizione di Ciccarelli, il tocco sospetto con la mano da parte di Perrotta. Calcio di rigore, secondo il signor Nicolini di Brescia, il VAR conferma e dagli 11 metri ritrova il gol ormai perduto anche l'ex Cittadella Samuel Di Carmine, nono gol stagionale per peraltro l'ex attaccante della Fiorentina. 1-1 alla mezz'ora, il Padova che si riporta in vantaggio con il sinistro a battere il portiere di Michael Liguori, ma il signor Nicolini ravvisa in questa circostanza un fallo di Valente su Buà. E quindi successivamente al gol annulla, ferma l'azione che aveva portato il Padova avanti 2-1 al Massimino. Nel silenzio o circa dei quasi 1500 presenti questa sera, questa decisione prima del giudice sportivo di far tenere il match a porte chiuse, poi questa scelta della società etnea di invitare 1500 tesserati under 14 in tribuna B allo stadio Massimino. Ragazzi, dopo il gol annullato a Liguori arriva il gol del 2-1 della Catania, proprio lo scadere del primo tempo. Lo scambio con Zammarini e Emanuele Ciccarelli, l'ex Frosinone Regina, trova ancora una volta un gol contro i biancoscudati in gol nella stagione 2018-2019 quando vestiva la maglia del Foggia. 2-1 all'intervallo, la ripresa si apre con ritmi sicuramente più bassi rispetto al primo tempo. Ci sono delle proteste di Varas per un tocco sospetto in area di rigore. Nicolini ovviamente fa proseguire, non c'è l'intervento della VAR, il Padova però pareggia circa 15 minuti dalla conclusione. Questo è il gol che illuderà i biancoscudati, illuderà tutti i tifosi biancoscudati. Colpo di testa dell'ex rosanero, un gioco del destino sull'angolo battuto da Radrezza, colpo di testa di Marco Perrotta che riscatta peraltro l'errore punibile sul rigore concesso al Catania nel corso del primo tempo. 2-2 di Perrotta, la partita prosegue. C'è l'espulsione di Delicarli. Questo è stato l'episodio che ha infranto i sogni di successo di questa possibile terza Coppa Italia di Serie C per il Padova di Vincenzo Torrente. Il fallo in ritardo di Delicarli, ingenuità clamorosa da parte dell'ex Salernitana, intervento in ritardo netto nei confronti di Cianci. Il VAR richiama a rivedere l'episodio il signor Nicolini che estrae immediatamente, ovviamente, il cartellino rosso. Padova in 10, Padova che soffre e arriva la beffa perché al 90esimo sul corner dell'ex di turno Cosimo Chinicò,
prolunga l'altro ex Monaco e di ginocchio batte Zanellati. Davide Marsura per il secondo gol stagionale per l'ex attaccante, peraltro del Venezia. 3-2, si va ai tempi supplementari, parità abbastanza bloccata nel corso degli ulteriori 30 minuti. Il gol del 4-2, come avete già capito, come tutti ben sapete, arriverà a circa 20 secondi dalla conclusione, il cross di Quaini prolunga Marsura, gol e assist per l'ex Venezia. Cambio perfetto, intelligente da parte di mister Michele Zeoli e colpo di testa vincente di Rocco Costantino per il primo gol con la maglia del Catania dal suo arrivo sotto l'Etna a gennaio, dopo l'esperienza nella prima parte di stagione con la casacca del Monterosi Tuscia. Ragazzi, una beffa atroce. Ci saranno sicuramente tanti insulti qui sotto nei commenti. Io li sto già aspettando. Qualche commento ironico è già arrivato. Questo è lo sport, questo è il calcio, bisogna accettare questi verdetti, bisogna accettare le sconfitte. Da tifoso bianco scudato ne ho passate di tutti i colori e ovviamente mi immaginavo un'altra serata nera, amara, sconfortante. Non c'è altro da aggiungere. E a questo punto aspettiamo anche il verdetto del campionato perché domenica, in caso di non vittoria al Tullio Salleri contro il Lumezzane, il Mantova sarebbe già promosso in Serie B, neanche aspettando il Monday Night in quella di Meda. E poi ovviamente aspetteremo anche il verdetto dei playoff perché il Padova ha blindato ormai il secondo posto in classifica, ma questa squadra, secondo il mio punto di vista, questa sera l'ha dimostrato ancora per l'ennesima volta, non vincerà sicuramente i playoff. Ragazzi, questo è il mio commento, questa è l'analisi, il post partita sicuramente amaro dopo una sconfitta che definire allucinante è dir poco. Ditemi a questo punto voi, tifosi biancoscudati, nei commenti cosa ne pensate di questa beffa, di questa sconfitta allucinante, allucinante. Buona serata nel bene e nel male, soprattutto nel male, ragazzi. Sempre e comunque. Forza Padova! Ciao a tutti!